cosa, vedere che cosa si intende con l'espressione prima linea, cioè vuol dire essere pronti a parlare e a dire, a riflettere su quello che ci accade, su quello che succede intorno a noi, sì, siamo ancora in prima linea. Penso che questo sia il messaggio della musica. La musica è comunicazione, insomma. E quindi per noi è importante essere in prima linea nel comunicare dei concetti. Allora sì, assolutamente, ti rispondo di sì. Siamo in prima linea come lo eravamo quando abbiamo cominciato, perché tu di un'opera non è cambiata nel tempo. Non sempre, poi chiaramente siamo diventati, secondo noi, poco più bravi, però insomma il modo di voler fare la musica, proporla e raccontare delle cose con le canzoni è sempre quello. Quindi siamo contenti di stare ancora qua. Ma a me verrebbe quel bigetto di dire no, poco. Quasi nulla, no, esatto, bravo, no. No. Perché tutti quanti cercano di allinearsi e di fare quelli, capito, di fare il mainstream, no? Quando si è cominciato noi si voleva creare un'alternativa a quello che era lo status quo di allora. Oggi invece si cerca veramente di allinearsi, perché certe cose funzionano e si tende a emulare quella roba lì. Saremo alternativi noi quando andremo a Sanremo. Ma reputiamo la cosa come un tentativo di allargare il proprio pubblico, perché alla fine è questo. Questo forse è anche un po' lo sbaglio, cioè perché a qualcuno è riuscito, a molto pochi, ma a qualcuno è riuscita questa cosa. Anche a noi è stato chiesto, noi non l'abbiamo fatto perché non era nelle nostre corde. In quel momento. Ma io non sarei così sicuro che i ventenni non si vogliano impegnare, cioè non penso che ci siano dei ventenni che hanno invece la forza di reagire, che reagiscono a loro modo, che magari è un modo diverso dal nostro. Secondo me il problema grosso è il fatto che quello che c'è intorno, nel senso, parlo sempre a livello musicale, è quella roba spensierata, non devi pensare che ti porti dei problemi se lo sta dicendo quella canzone lì. È chiaro che noi ci siamo sempre posti in modo diverso. Oggi, nel senso, è più facile fare successo con una roba che non ti ricordi neanche che cosa dice la canzone, però c'è una melodia accattivante. Semplicemente si esprimono a volte anche in modi che noi non siamo troppo in grado di capire. Di comprendere, cioè. Anche in questa cosa qua sono così. Bravo. Cioè, hai visto boom, che sei diventato un positive man. Noi in questo momento stiamo vivendo un periodo difficile. Ai periodi difficili si risponde, si reagisce, e quindi ci saranno dei giovani che reagiranno. Poi magari queste robe qui ci sono, esistono nell'underground, però chiaramente non vengono fuori. Questo è chiaramente un peccato. Bisognerebbe trovare il modo di farle emergere. Nel 1981 ho ascoltato al Palasport di Torino Peter Gabriel, che faceva Peter Gabriel 3. Pochi anni dopo a Londra, all'Electric Ballroom, ho ascoltato un gruppo che si chiama Virgin Prunes, che non si ricorderà nessuno perché è un gruppo anni 80, new wave, molto, molto dark. E poi ho ascoltato qualche bel concerto degli Africa Unite. C'era un club bellissimo negli anni 90 che si chiamava Fillmore, che era un ex cinema teatro, molto bello, dove aveva molto raffinato dal punto di vista estetico, aveva anche una bellissima acustica per ascoltare la musica. Concerti belli che ho ascoltato, nel reggae mi viene in mente il concerto più bello, forse in assoluto, che io abbia ascoltato, Barney Spear, una volta che suonavamo insieme a lui a Pisa, nella mia città, io ho visto Franco Battiato. Nel campo sportivo della nostra città, e mi ricordo che mi aveva abbastanza emozionato. No, questa è una domanda, non si può rispondere a questa domanda. Qui ognuno ha delle sensazioni diverse, cioè a volte succede che uno dice abbiamo fatto un concerto grandioso e l'altro dice che merda.
Io sono di solito quello che si incazza di più, che dice che suoniamo sempre male. Bunna è abbastanza contento di solito dei concerti che facciamo e a volte siamo tutti contenti. Sì, cioè, tutti molto soddisfatti dei concerti che facciamo. Se non l'abbiamo raccontato a nessuno, non lo raccontiamo. Bravo, bravo, bravo. Sì. Ce ne sono e ce ne sono tantissimi, però sono delle cose personali. Ma mi sembra di capire che c'è sempre molto fermento, però devo dire che le cose nuove, musicali, che succedono in città, devo dire che... Beh, sicuramente Willy Peyote sì, è il La punta dell'iceberg. La punta dell'iceberg, la banda Cadabra è molto interessante perché è una band di soli ottoni, cioè ed è una walking band che fa delle belle versioni. E poi chiaramente rimane la vecchia guardia, quindi vecchia tra virgolette, rimane la Subsonica, rimane Samuel con la sua attività solistica e rimangono gli Africa United, anche se non sono precisamente torinesi, e insomma ci sono ancora molte realtà che comunque provengono dalla scena torinese. Poi consiglia quello che ha vissuto, no? Nel senso che secondo noi il nostro percorso è stato giusto farlo in quella direzione che abbiamo percorso noi, però chiaramente i tempi cambiano, quindi chiaramente cominciare oggi non è come cominciare negli anni '80, nel senso noi abbiamo, come ti dice, abbiamo cominciato promuovendoci, suonando, facendo i concerti, facendo quella che si chiama la gavetta. Oggi ormai le nuove generazioni non sono abituati. Questo termine non esiste neanche più, nel senso ormai la procedura è fare un singolo che spacca, poi vai, fai quattro concerti e poi arriva quello dopo e tu te lo vai a casa. No, il nostro percorso è stato molto lento perché ci abbiamo messo molto ad arrivare ad essere conosciuti e popolari, però sicuramente, visto che siamo ancora qui a parlare di questa cosa 40 anni dopo, vuol dire che insomma, anche se c'è avuto del tempo, i risultati ottenuti sono stati sicuramente solidi. Però ce la faranno, guarda, anche oggi quelli che dicono che sono al top, guarda, magari ce la faranno, fino al prossimo anno esatto, ce la faranno. Esatto.